La domanda classica di Francesca iniziale, gli indisponibili, chi No. c'è della Gli partita? unici indisponibili, vabbè, a parte Fernandes e Konate. Sì, no, era una sindrome influenzale, però insomma non leggera, quindi, cioè non, leggera, quindi non preoccupante, insomma. Quindi oggi si è allenato regolarmente. Allora, inizio, mister. Buongiorno. Dopo la partita con lo Spezia le ha detto: ho imparato la lezione. In questa settimana cosa è cambiato quindi nel suo approccio? Cioè, in cosa consisteva questa lezione che ha imparato? Lezione quando dalle sconfitte l'unica cosa che puoi fare è quella di trarre, nel caso c'è la possibilità, insomma, degli elementi per poter capire dove si è sbagliato, insomma. Quindi iniziando, parlo al plurale perché ovviamente non mi tiro fuori assolutamente da questo risultato negativo, insomma. Quindi sono straconvinto di aver avuto delle responsabilità importanti in questo risultato e quindi alla classica domanda se rifarei le stesse scelte direi di no, se no sarei ipocrita, però purtroppo sapete, questo l'ho già anticipato in altre situazioni, il nostro è un mestiere in cui si fanno le scelte, a volte si è premiato altre meno. A volte sembra che c'è una logica per le scelte che fai, a volte le fai in maniera irrazionale e tiri fuori dei risultati. Quindi ho valutato con più attenzione le condizioni magari dei nuovi arrivati che mi sembravano potessero garantire già dalla partita con lo Spezia qualcosa di più, e invece molto probabilmente, mettendoli dentro insieme sia Greco e Rajkovic e anche lo stesso Falasco, che praticamente tornava dopo 15-20 giorni di fermo, contemporaneamente può aver creato, rimango anche, e chiudiamo magari la parentesi della partita con lo Spezia, rimango convinto che per vincere contro questo Spezia in quella giornata bisognava necessariamente avere il miglior Perugia, che ovviamente era quello di sabato, era troppo lontano dall'essere il miglior Perugia. A proposito di scelte, ti chiedo se come hanno passato la settimana Rajkovic e Greco, se sono migliorati, se sono riproponibili e se Greco può fare un ruolo diverso da quello che abbiamo visto con lo Spezia. Ma è chiaro, la settimana, avevo detto che quella precedentemente non era stata una bella settimana, adesso senza addentrarci troppo sulla mia influenza, diciamo la mia influenza inteso come assenza di un paio di giorni dagli allenamenti, però credo che una squadra deve, tra virgolette, sopperire anche all'assenza del proprio allenatore. Quindi non, però insomma non era stata una settimana semplice, e si è concretizzata in maniera negativa. I due, ovviamente tutti i giocatori che sono arrivati dopo, stanno migliorando, insomma. E poi da quello dipende la fiducia, sai. Adesso per Rajkovic c'è un aspetto psicologico, non è tanto, oltre che fisico, magari essere entrato e la squadra ha perso, non vorrei che dentro le loro teste balenasse qualche segnale negativo sotto questo punto di vista, ma no. Sono giocatori esperti, insomma, sanno che ovviamente la loro condizione deve migliorare, però sanno che non è che sono stati responsabili di questo risultato. Questo risultato che io per primo ho commentato, però non vorrei che diventasse, cioè, ormai l'argomento di questo mese e mezzo e anche del prossimo mese e mezzo, perché insomma Perugia l'ho sempre etichettata come una piazza importante sotto l'aspetto affettivo, sotto l'aspetto anche del saper caricare la squadra, di saper caricare l'allenatore, però è stata anche sempre storicamente specialista nel ricondurre a un risultato per periodi troppo lunghi. Quindi,
ovviamente da parte mia è il mio lavoro, so che bisogna resettare, insomma, però se noi vediamo questa partita direbbe che noi non abbiamo nessun tipo di ambizioni e lo Spezia è già in Serie A. Invece credo che a oggi questo campionato abbia dimostrato solo una cosa, a oggi, che solo una squadra sulle 20 può ritenersi a questo punto ampiamente soddisfatta di quello che ha fatto oltre i limiti. Il resto, chi per un motivo, chi per un altro, devono tutti migliorare. Sì, sì, Greco può fare, Greco nasce mezzala come ruolo, poi nel tempo diventa mediano davanti alla difesa, però insomma non è un giocatore che si è appesantito, quindi di conseguenza è quasi impossibile che torni a fare la mezzala, no, no, quello è una possibilità non concreta, insomma, nel tempo che possa anche interpretare questo ruolo, perché Carraro per esempio è un giocatore che negli ultimi 15 giorni ha avuto quell'impennata sotto l'aspetto nervoso, sotto l'aspetto generale, che mi fa pensare, insomma, che è in crescendo. Sbaglio o al di là della vittoria ieri del Cittadella Pescara, no? In questo campionato di Serie B, ma in generale, il fattore campo conta sempre di meno. E secondo te perché? Cioè, ma perché? Una volta, ecco, mi verrebbe da dire questo, che o le squadre sono diventate più coraggiose o il fattore campo non è così decisivo come un po' di tempo fa. Insomma, quindi, questione tattica? Ma c'è una tendenza, ma non da adesso, insomma, da diversi anni a cercarsi la vittoria. Prima c'era un calcolo anche inconscio, no? Sembrava che i punti dovevi farli in casa, fuori tutto quello che veniva era guadagnato, insomma. Adesso no, no, adesso da diverso tempo non è esattamente così, insomma. E quindi è un fenomeno che non da quest'anno, già da diverso tempo sta prendendo piede, e quindi per me è stata una ferita mortale la sconfitta, proprio per questo, perché sono ancorato al fatto che la nostra casa debba necessariamente essere qualcosa di affidabile. Invece perdere come abbiamo perso, insomma, credo che il sentimento più generale che posso intuire, anche giustificare, è un pochino lo sbandamento che ha subito la gente. Ci sembrava, perché io ero uno di quelli che dopo la vittoria di Castellammare avesse visto non solo la vittoria, ma anche una certa maniera di ottenerla, insomma, che ci avesse incanalato in maniera concreta. Invece questa sconfitta può dare questo disorientamento, ma poi guardi il campionato, non è un fatto del Perugia, è un fatto proprio generale, che non ci deve fare essere felici, perché noi bisogna guardare a noi stessi, però nello stesso tempo è una valutazione da prendere in considerazione. Frosinone viene da 3 vittorie di fila, ha però diverse assenze. Che partita ti aspetti? Tanto credo che le assenze ovviamente sono importanti, perché poi alla fine quando a un allenatore mancano tanti giocatori, però stimolano altre, va a toccare altre corde di un gruppo, insomma. Quindi se, come sempre detto io, insomma, se c'è un gruppo non ha mai difficoltà a diventare squadra anche con tante assenze, insomma. Quando non c'è il gruppo tu puoi essere anche in 40 disponibili, diventa comunque complicato mettere una formazione, fermo restando, ripeto, che tutti noi allenatori vorremmo attingere, insomma. Però non è quello che mi fa stare tranquillo, cioè non c'è una situazione nel calcio che se Frosinone si fosse schierato o si schiererebbe con l'intera rosa a disposizione o senza giocatori, per me
non sarebbe cambiato niente di una virgola, non so, per come vedo il calcio io. Mi auguro che i miei giocatori la pensino esattamente come il loro allenatore, che non cambi niente. Beh, una partita contro la seconda in classifica, contro una squadra che ha velleità giustificate di tornare in Serie A, e con dei valori di squadra e anche di valori individuali. Insomma, una squadra che subisce pochi gol in queste ultime partite, ha subito pochissimo, e a me fanno paura le squadre che subiscono pochi gol. Paura, insomma, le temo in maniera particolare, perché denotano qualcosa di concreto, insomma, almeno per chi concepisce il calcio in maniera concreta, insomma. Buongiorno mister. Buongiorno. Domani il Frosinone, poi lunedì sera c'è l'Empoli, è un bivio importante per la stagione del Perugia. Cosa si aspetta da queste due partite e cosa ha detto ai ragazzi per motivarli, per caricarli? Ma sì, ma non è che quelle successive siano semplici. Scusate, io credo che mai come in questo caso, sempre, ma mai come in questo caso bisogna veramente affrontare una partita, non possiamo pensare assolutamente a quella che sarà quella di lunedì prossimo. E caricare la squadra, credo, siccome io ho imparato tra virgolette la lezione, nel senso che mi sono assunto le responsabilità e poi è venuto fuori questo risultato in virtù di armi che non abbiamo messo in campo rispetto alle altre partite. Io credo che sia solo quello di capire quello che ci vuole per andarsi a lottare partite, e credo che i giocatori l'abbiano capito perfettamente, insomma, o meglio, aspettiamo. Spero che l'abbiano capito, perché tanto c'è la partita per poter vedere se l'hanno capito o no, insomma. Però momento chiave del campionato, su questo sono d'accordo, insomma, bisogna rimanere nel gruppo, perché il gruppo prima era un gruppone distante chissà anni luce dalle prime posizioni, adesso rimanere in certe posizioni, se cambia il vento, se cambia determinate cose, se prendi più fiducia, più consapevolezza, poi arrivare un pochino più su non è lunghissimo come percorso da fare. Però questo gruppone, c'è un altro aspetto negativo, che se non fai punti vieni risucchiato da un altro gruppo che non è esattamente quello dei playoff. Scusa, un po' hai risposto, ma la volevo approfondire. La mia professoressa, quando si inquietava, diceva: ho buttato il seme su un terreno arido. E non sempre dipende quindi dai professori se la lezione viene mandata a memoria. Per cui dicevo, tu in questi giorni hai avuto l'impressione che abbiano capito i tuoi giocatori, o è solo una speranza che l'abbiano capito? Ma innanzitutto questo proprio fa parte del mio carattere, quello di, anche quando le cose, ripeto che poi stiamo parlando di quattro partite, insomma, dove la squadra nella prestazione ha toppato veramente solo in questa partita, le altre erano state dignitose, in alcuni casi anche soddisfacenti, quindi sarebbe anche un pochino eccessivo dare delle colpe, però fa parte del mio carattere quello di assumermi, cioè di capire io, un metodo c'è sempre per tutti i gruppi, non c'è un gruppo che non puoi sollecitarlo e non puoi tirargli fuori il massimo, e questo fa parte del mestiere, perché sennò gli allenatori vorrebbero, anzi ce ne sono tanti che allenano quello che vogliono, insomma. Io faccio parte della categoria che non allena esattamente, o almeno non ho allenato quello che avrei voluto. Poi invece spesso con gruppi, diciamo così, dove si pensava che c'era poco terreno fertile, come dicevi tu, invece insomma, è venuto fuori una bella piantagione. E con altri che invece pensavi che bastava solamente
mette un pochino d'acqua, si inaridiva il terreno con molta semplicità o facilità. Quindi spetta a me trovare la chiave, perché se noi facciamo riferimento a un reparto, si parla sempre del centrocampo, no? Il centrocampo ha oggettivamente alcune caratteristiche. Adesso sta a me trovare all'interno di questo reparto quei giocatori che sono funzionali a quello che, insomma, e quindi diciamo, se non è che sono in difficoltà, però se dovessi dire proprio il mio problema in questo momento è trovare in quella zona del campo, parlo di livello tattico ovviamente, i giocatori giusti che possano interpretare. È inutile andare a cercare un centrocampo con caratteristiche che non ce l'ha, non so di correre questi rischi. Questo è un discorso proprio tattico e tecnico. È ovvio che nasce tutto in un discorso globale, insomma, i giocatori devono capire quello che hanno dentro, quello che voglio io da loro, insomma, ripeto, è un gruppo che va, questo sì, va stimolato costantemente, su quello non c'è, non dico frustato, però stimolato spesso, perché ha per indole la tendenza a non appiattirsi, però a considerare positive cose che sono normali, e quindi devono in questo sì cominciare a capire che le cose positive è la normalità, bisogna andare oltre. Quindi riassumendo, se ho capito bene il concetto, è un po' il modulo, comunque l'atteggiamento tattico che si modificherà in base alle caratteristiche dei giocatori piuttosto che il contrario. Sì, beh, diventa necessario. Io vorrei fare un calcio 3-5-2, c'ha dei concetti abbastanza semplici e chiari, insomma, poi gli interpreti non nel nostro sistema di gioco, in tutti i sistemi di gioco gli interpreti fanno la differenza, insomma. Però anche nelle mie esperienze, anche ritornando qui, non sempre abbiamo sostituito Liverani con Pirlo, cioè abbiamo sostituito Liverani con Blasi, che era il giorno e la notte, e però il centrocampo andava divinamente bene, insomma. Questo sta a dimostrare che, ho fatto riferimento abbastanza eclatante per farvi capire che se non ci sono certe caratteristiche che magari il 3-5-2 impone, chiamiamolo così, bisogna trovarne altre, che uno deve o cambiare sistema di gioco per forza, deve trovare dei giocatori funzionali. Sono tre i giocatori del nostro sistema di gioco, quei tre giocatori devo ancora capire quali sono quelli giusti, in poche parole, no, giusti per essere poi magari sostituiti alternati. Però c'è stato anche poco tempo, già Carraro, poi è arrivato Greco, Quan è ritornato, insomma, lo devo vedere in campo ancora, Nicolussi, insomma, abbiamo giocato tre partite con due ventenni e un diciannovenne, insomma, in quel ruolo, in quella zona del campo. Mister, prima lei aveva parlato di un Carraro in crescita, davanti abbiamo sempre parlato di tre scelte, no? Iemmello, Melchiorri e Falcinelli, ma c'è un giocatore... Voi? Sì, vabbè. Io quattro. C'è un giocatore che ancora ha preso un poco in considerazione, che è Capone. Le chiedo se anche lui lo vede magari in crescita, se può essere quella carta che mischia un po', insomma, le altre in tavola. Ma io ho apprezzato molto di Capone il fatto che lui sia voluto assolutamente rimanere, sapendo che rischiava tantissimo, perché con tre attaccanti di quel livello giocarsi il posto a 19 anni, 20 anni come lui, e quindi ho apprezzato molto il fatto che lui sia voluto rimanere perché crede nelle proprie possibilità. E devo essere sincero, in questi ultimi 15 giorni ha alzato anche un pochino il livello d'allenamento, perché sai quando poi rimani, quando prendi una decisione, quindi
assolutamente sì, è proponibile come lo sono gli altri, in identica misura, insomma. Mister. Anche perché non vorrei sbagliare, ma mi sembra che dopo Iemmello il capocannoniere sia lui. Appunto, c'hanno un gol più di Provedel, quindi... Quindi Vicario domani davanti? Vicario? Davanti, no, lasciamo stare, mi ha mandato Calas una volta, dico... Mister, però restando all'attacco, un altro giocatore che non ha segnato tanto è Falcinelli, però non so se è d'accordo con lo Spezia, forse è mancato un po' il lavoro che aveva fatto nelle partite precedenti lui, e se è un caso che il Perugia finora ha giocato meglio in trasferta che in casa. Guarda, con lo Spezia sono mancati tutti, non è che è mancato Diego, purtroppo sono mancati, perché se no, guardate, la frustrazione più grande di un allenatore in certe partite è quello di non avere, non dico le idee chiare, di non saper chi sostituire, perché sono tanti giocatori, perché nel momento in cui dici ok, sostituisco questo, ti viene in mente che sarebbe giusto sostituire altro e l'altro, poi improvvisamente ti viene in mente che quello è un momento, quando invece le cose sono abbastanza semplici, le sostituzioni le fa l'allenatore, ma le potete far voi, e difficilmente si discostano da quelli che sono i vostri pensieri. Quando invece la squadra va come siamo andati noi nell'ultima partita, tutti potevano essere, è tutto giustificato, insomma, quindi tutte le sostituzioni. Quindi io credo che ovviamente Diego fuori casa ha fatto sia a Chievo che a Castellammare due buone partite, ovviamente anche lui è uno di quelli della serie si può dare di più. Anzi, mi correggo, posso fare di più. Si può dare, sembra che uno non vuol dare, invece lui vuol dare, dà, però può, lui come altri. Quindi è una serie lunga nel nostro gruppo di quelli che possono fare di più rispetto a quello che hanno fatto fino adesso. Ma vede, fortuna dei calciatori è questa, che gli basta 10-12 partite per poter essere eroi. E io mi auguro che subentri il loro questo, cioè di essere comunque consapevoli di avere poche partite o relativamente poche, però potrebbero essere decisive per le loro carriere, insomma. Una considerazione, non ti sembra che i difensori dell'ultima generazione siano molto plateali quando commettono i falli, sia in aria che fuori aria, e non si può, diciamo, si potrebbe lavorare su tutti tranne di Amutene, che era il più degli errori, e anche quando non occorrerebbe, cioè, sì, beh, insomma, se una fai volta riferimento a rigore quando l'avversario non era di fare fronte alla porta, sì, adesso si fanno anche quando c'è una valutazione diversa, anche dagli arbitri, quindi l'hai notato? Sì, ci sono veramente dei rigori, chiamiamoli così, ingenui, cioè di un'ingenuità, perché una volta uno faceva il calcio di rigore quando l'avversario per esempio si indirizzava verso una zona veramente pericolosa, adesso si fanno falli dove basta veramente controllare i propri avversari e accompagnarli sulla linea di fondo, che comunque è un pericolo, ma non come il tiro in porta o da altre cose. Quindi sì, no, è una notazione giusta, insomma, e questo come il fattore campo è la stessa cosa, è già da diverso tempo che c'è questo, allora andiamo a prendere i rigori noi, insomma, visto che c'è questa tendenza. Mister, buongiorno, una tua opinione su Alessandro Nesta, visto che insomma è un allenatore emergente, però credo che tu lo conosca abbastanza bene, visto che è stato qui, insomma, hai sempre seguito il Perugia da vicino, e quindi un'idea. Ma l'idea, insomma, dai, io credo che per farsi un'idea, allora una maniera per fare idea, di farsi un'idea degli allenatori, ce n'è una semplicistica, i risultati, ce n'è un'altra, il lavoro che fa, soprattutto il lavoro che fai con il materiale che ti mettono a disposizione. E diciamo così che l'anno scorso c'è stato un momento del campionato dove Perugia
esprimeva, faceva risultati, esprimeva una buona qualità, insomma, di gioco. Io credo che nel nostro mestiere ci vuole un po' di tempo per poter giudicare realmente le cose. Siccome il tempo adesso è molto meno, dico che sicuramente quest'anno sta dimostrando che sta dando continuità, anzi, a mio giudizio, anche migliorando il lavoro di quello che aveva fatto a Perugia. Quindi vuol dire che è sulla strada giusta, però non fatemi dire, se mi parlate di Nesta giocatore, sto da qui fino a domattina a parlare, ma da allenatore è in progresso su quello, rispetto per esempio anche all'anno scorso. Quest'anno c'è una partenza non facile in un ambiente che veniva da una retrocessione, invece ha saputo sistemare alcune cose, adesso ha trovato una continuità. Quando si trova continuità, il merito dell'allenatore e del suo staff c'è sempre. Volevo rimanere un attimo su Falcinelli. In generale, anche giocatori di grande carattere, di grande temperamento, la mancanza del gol può diventare un problema che poi incide sul gioco, sulla tipologia di gioco, sui movimenti. Sì, se non fosse Falcinelli, perché Falcinelli ha improntato la sua carriera nel suo ruolo con un'interpretazione dove il gol ovviamente era una grandissima gratificazione, ma non era tutto. Come io lo seguo dai primi calci della Ponte Vecchio, quindi cioè, so tutto di lui, della sua evoluzione, di come si è trasformato, però lui ha fatto sempre della generosità, della partecipazione con la squadra, una delle sue qualità migliori. Poi quando c'è questo aspetto, inevitabilmente ci sono le annate in cui, oltre a questo, aggiunge anche i gol, quindi quella di Crotone, ma anche qui a Perugia, insomma, ha fatto una discreta dose di gol. Io non vorrei che fosse proprio questo il contrario, cioè che fosse quello che lo limita, perché se pensa di non essere utile perché non fa gol, fa un errore madornale. Da lui sappiamo, almeno io, quello che possiamo chiedere, e non deve preoccuparsi assolutamente dei gol, deve fare quello che gli ha permesso di diventare un giocatore di Serie A, che non sono stati gol di Crotone. Tornando a bomba velocissimamente sul centrocampo, mi chiedo io, ci chiediamo tutti, questo è un centrocampo da, diciamo, di palleggiatori, non di... Io mi ricordo i tuoi centrocampo, come hai detto tu prima, c'era Blasi, c'era Tedesco che arrivava dalle retrovie, ci ricordiamo tutti quali erano le caratteristiche. Questo centrocampo può ancora diventare il centrocampo di Serse Cosmi? O è Serse Cosmi che si adatterà al centrocampo, che si ritrova facendolo giocare in maniera diversa? È anche brutto, cioè metterla sotto sto piano, perché se dà un eccessivo peso al mio valore e non è esattamente così. Io credo di essere stato abbastanza chiaro, cioè ho detto che le caratteristiche globalmente dei giocatori di questo centrocampo non sono esattamente corrispondenti a quello che... Ma questo non significa niente. Cioè, non significa niente nel momento in cui li devi allenare. E ce l'hai, perché se no si passa il tempo solo esclusivamente a dire ma se ci avessi quello, ma se... questo ci abbiamo. E questo ci abbiamo non è limitativo. Questo ho a disposizione e questo devo far frullare. Però è chiaro, se ci avessi avuto 4-5 caratterizzati era più semplice, ma non c'erano neanche prima, quindi è inutile tornare sul mercato, perché penso che Roberto ha parlato chiaramente che tipo di situazione abbiamo potuto fare, quindi è inutile, e sarebbe l'errore gravissimo che potrei fare io. Cioè, una quadra c'è per tutte le cose. Quando è in assoluto il giocatore che c'ha più inserimento di questa squadra?
però io ho allenato giocatori che non ce l'avevano quasi per niente, pur avendo le qualità per potersi inserire, e sono diventati straordinari. Cioè, dico, Mannini quando era a Brescia era uno che aveva una facilità di inserimento, di realizzazione, piano piano, quel per l'anno, poi addirittura andò in Serie A con la Sampdoria e col Napoli faceva gol. Quindi a volte anche il cervello, insomma, dei giocatori, Juan l'ha già dimostrato. Infatti adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma i centrocampisti del Perugia credo che abbia fatto gol Juan, appunto. No, è disponibile, è a posto, adesso è a posto, Juan può giocare tranquillamente. Sì, anche 120 minuti. A posto? Arrivederci, a domani.